Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video vedremo gli eventi più interessanti dal tramonto all'alba, un video puramente osservativo. Oggi è venerdì 1 maggio 2020, quinto giorno della 18esima settimana, 122esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.970. Il Sole, sempre nella costellazione dell'Ariete, è arrivato al culmine del suo percorso giornaliero alle 13.11, dopo 14 ore e 15 minuti di cammino celeste. Ci lascerà soli soletti ad attendere le stelle alle 20.19. La Luna, nella fase gibbosa crescente, è sorta alle 12.49 e ci farà compagnia quasi fino all'alba. Alle 20.22 il nostro satellite culminerà al meridiano e sarà visibile a noi illuminata al 60%. Stasera, verso ovest, tre quarti d'ora dopo il tramonto, vedremo la bella Venere a 3 gradi da Elnat, la seconda stella per brillantezza del Toro. Elnat è una stella che ha circa 100 milioni di anni di vita. Questo vuol dire che è nata quando sulla Terra c'erano ancora i dinosauri, ha una massa pari a 5 volte quella del Sole e dista da noi poco più di 130 anni luce. Comunque sia, queste sono le ultime settimane in compagnia della bella Venere, o meglio, sono le ultime volte che la vedremo splendere la sera alta in cielo. Dopodiché sarà troppo vicina al Sole per essere osservabile ad occhio nudo. Il 3 giugno infatti Venere si troverà in congiunzione inferiore con la nostra stella. Riapparirà nei cieli del mattino tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, quando il cielo sarà pieno di pianeti. Eccone un assaggio. Iscrivetevi al canale per non perdere l'appuntamento. Ora, immaginiamo di fare un balzo nello spazio. Partendo da Venere, che si trova nel Toro, a destra ci sono il Sole e Mercurio, nella costellazione dell'Ariete, e a sinistra la Luna, nella costellazione del Leone. 5 giorni fa l'avevamo vista proprio vicina a Venere, ma nel suo rapido moto celeste ha già attraversato le costellazioni dei Gemelli e del Cancro. La notte astronomica oggi inizierà alle 22.15 minuti. La luce della Luna inizia a dominare il cielo delle nostre città, almeno fino alle 3.44, quando tramonterà. Nel mentre si avvicinerà a Regolo, la prima stella del Leone. La congiunzione tra la Luna e Regolo stavolta non sarà osservabile dall'Italia, ma come sempre, se prendiamo come riferimento le stelle e in particolare quelle luminose come Regolo, ci accorgiamo da un giorno all'altro del rapido moto della Luna nel firmamento. Il nostro satellite impiega circa 27 giorni e 8 ore per tornare più o meno nella stessa zona di cielo. Mensilmente infatti vediamo la Luna attraversare le solite costellazioni e congiungersi con le loro stelle. Le fasi lunari invece hanno una periodicità di circa 29 giorni e mezzo. Questo fa sì che quando la Luna ritorna nella stessa porzione di cielo sarà più giovane, cioè meno luminosa, del mese prima. Domani la notte astronomica finirà alle 4.06 minuti. Il pianeta più grande del Sistema Solare è Giove. La sua massa supera di 300 volte quella della Terra, ma è solo un millesimo di quella del Sole. Queste mattine lo vediamo brillare tra sud e sud-est, prima che le luci dell'alba prendano il sopravvento. Se lo avete seguito in questi mesi, avrete notato il suo graduale moto verso occidente, che lo porterà nei mesi estivi a essere osservabile la sera. Con un piccolo telescopio potete già divertirvi a vedere 4 satelliti di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Se potessimo osservare questo sistema dall'alto, vedremmo le lune Medicee ruotare attorno al gigante nell'arco di pochi giorni. Ma torniamo a osservare il cielo a occhio nudo. A sinistra di Giove c'è Saturno e ormai prossimo al confine della costellazione del Capricorno c'è Marte, vicino alle stelle di nome Nashira e Deneb Algeri, che significano rispettivamente la portatrice di buone notizie e la coda della capra. Domattina il sole sorgerà alle 6.03 minuti, inondando di luce e calore le nostre città. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video e se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.